Inizio nascondendo con della cera per make up le mie sopracciglia, questo lo potete fare anche con la colla vinilica se non avete la cera. Mi trucco con il mio fondotinta classico, quello che utilizzo io, per comodità ne avrò uno più scuro e uno più chiaro che utilizzerò in seguito. Con un fondotinta rosso e uno nero vado a creare delle forme sul mio viso dove saranno poi le ferite. Inizio dalla bocca, poi mi estenderò al viso. Sugli occhi per comodità utilizzerò le dita. Con questo ombretto nero di Kiko, che è nerissimo, vado ad intensificare tutte le zone nere. Con una matita nera molto morbida trucco la rima inferiore. Creo dei rossori con un ombretto rosso opaco. E qui inizia la parte divertente. Con un po' di colla vinilica e cotone vado a creare queste forme incollando proprio il cotone al mio viso e modellandolo per creare appunto queste forme in rilievo che daranno questo effetto molto particolare. Questo è un lavoro di pazienza, quindi bisogna modellare piano piano il cotone con la colla fino ad ottenere ciò che desiderate. Dopo aver finito la parte superiore, passo alla parte inferiore della bocca e faccio praticamente la stessa cosa, facendo coincidere alcuni lembi di cotone, quelli sotto, con quelli sopra. Inizio a farlo sull'occhio, sopra. Prima di mettere il cotone sotto all'occhio, indosso una lente bianca, quella dell'occhio su cui sto lavorando. E continuo a lavorare sull'occhio sotto. Creo altre ferite che diano appunto, come dicevamo prima, rilievo al trucco e dimensione. Con un fondotinta leggermente più scuro della mia pelle vado a truccare tutte le parti in cotone. Qui bisogna stare molto attenti a tutti gli angolini, tutti i bordi. Vado a lavorare con l'ombretto rosso di prima su alcuni punti.
con l'ombretto nero do della profondità ad alcune zone. Prendo il sangue finto e lo applico in dei punti precisi con una logica, cercando di non riempire tutto di sangue perché poi perde un po' il senso. In qualche zona applico anche con le mani, soprattutto nelle parti di pelle libera del viso. Dopo aver applicato la seconda lente, mi sciolgo i capelli e li cotono. In questo caso, più disordinati sono, meglio è. Il mio outfit prevede una camicia a quadri che secondo me sta benissimo. Prendo con la mano il fondotinta nero e mi sporco le mani e lo faccio anche con il sangue finto. Ed ecco qua, spero tanto che vi sia piaciuto, mi raccomando pollicino in su se è così, iscrivetevi al canale per i prossimi video e ci vediamo prestissimo. Ciao!